Salve, oggi facciamo gli orecchini per Halloween e sarà un effetto terrificante perché li vediamo nella notte con la plastica creativa fosforescente. Per fare tutto ciò abbiamo bisogno di qualche accessorio indispensabile, soprattutto una perforatrice per fare i buchi, matite colorate e pennarelli indelebili. La lacca o una vernice per fissare il tutto. Non scordiamoci la cosa più importante, orecchini e brillantini. La plastica fosforescente dentro il forno si restringe circa 3 volte e mezzo, quindi quando scegliamo e prepariamo il disegno dobbiamo moltiplicare per 3,5. Stiamo attenti a usare la parte più porosa del foglio. Metto un pezzo di scotch così il mio disegno non si muove e io posso controllare di averlo tutto ricalcato. Pensa quando direte alle vostre amiche che gli orecchini li avete fatti voi, saranno gelosissime. Ci siamo con l'effetto luna? Io direi di sì. E adesso iniziamo col nero terrificante. Eccoci qua, abbiamo finito anche il secondo disegno. Controlliamo e possiamo procedere. Cerchiamo di ritagliare. Bene, bene, ma non preoccupatevi, abbiamo sempre una soluzione. Niente male. Per l'orecchino, non bisogna scordarselo. Prendo la punta del cappello della strega. E adesso passiamo alla cottura. Ricordatevi sempre di leggere quello che dice il fornitore. Nel mio caso è 130 gradi, 5 minuti. Mi raccomando, preparatevi bene e mettete della carta da forno. Aspettiamo l'effetto magico. Soprattutto non aprite il forno mentre la plastica riduce. Thank you.
cerchiamo di metterli piatti, o se vogliamo dargli una forma, è il momento giusto. Adesso metto i brillantini, sono bellissimi e mi coprono anche tutti i piccoli errori. La parte che mi piace di più è quella porosa. Se usate le matite colorate, potete verniciare con uno spray o semplicemente con la lacca per i capelli. Ma io ho messo sopra le paillette e ho fissato il tutto. Adesso l'ultima tappa. Potete trovare questi prodotti nei negozi di hobbistica e forse anche bricolage. Adesso vi saluto e alla prossima video. Ciao!